Il gioco più venduto nella storia dopo Tetris. Sto parlando di Minecraft, un gioco super popolare che conoscono persino i muri. Disponibile su tutte le piattaforme, con tantissime modalità, tantissime opportunità di gioco, server online, roleplay, insomma, chi più ne ha più ne metta. Un franchise però così importante che nel corso degli ultimi anni ha saputo trasformarsi. Nel 2020 ad esempio è uscito Minecraft Dungeons, un titolo che funziona, diverte e soprattutto riesce a prendere la formula dei Diablo-like e a renderla semplice, facile, alla portata di tutti e con lo stile di Minecraft. Ed ecco quindi che Mojang ci riprova con un titolo che invece cerca di aprire il mondo degli RTS, ovvero il Real Time Strategy. Giochi dove appunto la strategia la fa da padrone, ma con un pizzico di action. Minecraft Legends è quindi il nuovo titolo di Mojang che ho avuto l'occasione e l'onore di poterlo provare in anteprima. Un titolo che fin da subito fa più o meno le stesse cose che faceva anche Minecraft Dungeons, e cioè rendere un genere diverso da quello di Minecraft e renderlo quanto più user friendly possibile, quanto più accessibile, quanto più facile da comprendere, perché di fatto Minecraft Legends prende un genere anche non proprio facile da digerire, ovvero quello degli strategici in tempo reale, rendendolo però facile da comprendere e soprattutto divertente. Tra l'altro questo gioco vede anche il doppiaggio in italiano, è pazzesco, ma sì, ci sono dei personaggi, c'è proprio una piccola storia che vede i Pilgrim, ovvero quegli animaletti malvagi del Nether, che arrivano nel mondo normale, insomma, di Minecraft, e che vede proprio protagonista noi stessi, ovvero un classico giocatore di Minecraft che viene chiamato per il soccorso in questo altro, diciamo così, mondo di Minecraft. Insomma, una roba un po' con i multiversi di Minecraft che però ci sta. La trama è molto semplice, bisogna liberare il mondo di gioco dagli avamposti dei Pilgrim. E naturalmente, come in Minecraft, il mondo di gioco non è lo stesso per tutti. Sarà infatti generato proceduralmente. Quindi la mappa che ho io in gioco non sarà mai uguale alla mappa che magari avrai te in gioco. Ma questo naturalmente non va ad inficiare sulla struttura del gioco, che è molto articolata ma allo stesso tempo anche qui facile da comprendere. Il gioco infatti presenta una serie di tutorial che vengono spiegati con il giusto ritmo, permettendo così ai giocatori, sia neofiti che non del genere, di comprendere bene quali siano le meccaniche fondamentali da imparare e quali siano invece quelle dove si va a riconoscere chi è un po' il pro gamer e chi invece deve un po' prenderci la confidenza. E dico prendere confidenza con le meccaniche perché sarà fondamentale, perché questo gioco non è solamente single player, anzi, forse una delle note dolenti di questo titolo è che il single player in sé per sé non è che sia così tanto strutturato, è veramente un enorme, lungo e diluito tutorialone per portarci a quello che potrebbe rivelarsi il core di questo titolo, e cioè il multiplayer. Il multiplayer si divide in due categorie: la co-op, che permette di giocare alla storia principale assieme ad altri tre giocatori, quindi per un totale di quattro, e poi le competitive. Fa strano dire Minecraft e competitivo nella stessa frase, però di fatto Minecraft Legends ci prova, senza mezzi termini. Infatti nel PvP l'obiettivo sarà quello di distruggere l'avamposto avversario, ma non sarà naturalmente così facile, perché per fare questa cosa bisogna passare per una serie di fasi, che sono di fatto il core gameplay del gioco. Bisogna prima di tutto radunare il nostro esercito e doverlo craftare letteralmente. E per craftarlo, indovinate un po', servono i materiali. Quindi prima bisogna andare a prendere i materiali, che sia legno, ferro, roccia, insomma, come nel più classico dei Minecraft. Successivamente bisognerà craftare o comunque richiamare a noi il nostro esercito, che si dividerà in mob capaci di distruggere più rapidamente le strutture avversarie, mob che potranno fare attacchi a distanza, oppure mob che saranno chiamati all'attacco melee, corpo a corpo. Tutto naturalmente dipenderà da come si vuole gestire il proprio esercito, perché saremo noi comunque prima persona a doverci muovere a bordo di un mount, che possa essere un cavallo, uno scarabeo, una tigre, insomma, sono questi animaletti qua, un pollo, carini, e muoverci direttamente nel campo di battaglia, richiamando a noi
pezzi dell'esercito per indirizzarli verso alcuni obiettivi. Lo so che spiegata così sembra una roba complicatissima, eppure in gioco gamepad alla mano è facilissimo. Comandi molto semplici, molto intuitivi, per dire ad esempio tutti andate lì, oppure scheletri andate di lì, oppure chi fa gli attacchi corpo a corpo vada in quella struttura. Insomma, questi sono solo alcuni degli esempi degli ordini che potrete impartire, ma anche qui in pochi secondi, in pochi gesti e in pochi pulsanti. Ma anche proprio noi in prima persona potremmo comunque sferrare degli attacchi che certo non sono potenti quanto quelli del nostro esercito, però comunque è sempre una mano in più che possiamo dare, che nelle partite può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ma naturalmente l'online richiede comunque cooperazione, perché nel nostro team sarà necessario avere qualcuno che si occupi di prendere le risorse, che si occupi di costruire, perché si potrà fare le difese, che possono essere dei muri, delle scale, delle torri che possono sparare frecce a distanza. Insomma, c'è molta strategia, del resto è proprio il genere. Tutto fin qui rende Minecraft Legends sulla carta un titolo eccellente, ben fatto, con questo stile grafico che ovviamente è Minecraft, ma con, immaginate, una sorta di leggera copertina in cel shading che non guasta e che, devo dire, è molto bella da vedere. Per il resto, suoni, personaggi, effetti e modo di gioco è Minecraft in tutto e per tutto, perciò se vi piace Minecraft, piacerà anche Minecraft Legends. L'unico grosso dubbio, che allo stesso tempo è un po' un'arma a doppio taglio per questo gioco, è proprio il suo futuro. Hanno promesso che arriveranno nuovi contenuti e vedendo quello che hanno fatto con Minecraft Dungeons ci credo al 100%, quindi sappiatelo, il supporto post lancio ci sarà e sarà bello ricco. Però è un gioco che sembra proprio basarsi tanto sul multiplayer competitivo, e vedendo comunque che Minecraft stesso con i vari server online ha effettivamente un po' quel guizzo, quelle modalità online tipo le Bed Wars o la classica Hunger Games. Insomma, ci sono delle cose competitive che rendono anche interessante il gioco. Ma questo Minecraft Legends funzionerà nel lungo periodo? È difficile rispondere. Personalmente mi piacerebbe che questo titolo prendesse piede, avesse un futuro, perché di fatto prende un genere neanche così tanto semplice, neanche così tanto popolare, se vogliamo, che è quello appunto dei strategici in tempo reale, e li rende accessibili a tutti, e quindi chissà, magari come è successo con Minecraft Dungeons si può aprire veramente un bacino di utenza molto interessante. Tra l'altro questo gioco esce day one ovunque: PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, veramente ovunque. C'è il crossplay, c'è il cross platform, perciò anche queste cose semplificano un po' di più la possibilità di giocare insieme agli amici. È day one Game Pass, quindi comunque se avete il Game Pass potete giocarci subito, e quello che mi sento di dire alla fine della fiera è che è un titolo sì interessante, sì ben fatto, con tra l'altro appunto anche doppiaggio in italiano, che comunque fa strano sentir parlare in Minecraft, ma che deve rispondere ad una scommessa che purtroppo oggi è difficile dare una risposta certa. Ci spero che possa diventare un gioco popolare? Certo. Ci spero che possa essere un gioco che possa aprire le persone a questo genere? Sì, ma sappiamo bene che là fuori ci sono tanti altri competitor, quindi boh, non saprei proprio cosa dire. Sarei molto curioso di sapere la tua nei commenti. Magari a te questo genere non ti piace, però in salsa Minecraft diventa più appetibile. Un titolo quindi da tenere d'occhio, ma che consiglio, soprattutto a chi ha il Game Pass, di giocarci almeno una volta, perché l'effetto ipnotico potrebbe partire subito. Ed è per questo motivo che a Minecraft Legends do un sontuoso, quanto corposo, quanto cubettoso, 8.5. E nell'attesa di scoprire come sarà il futuro di Minecraft Legends, perché non fare una cosa molto importante come ad esempio guardare l'ultimo video uscito finora, che trovi qua alla destra, oppure a sinistra tutta la playlist del Frank News con tutte le notizie per rimanere sempre aggiornato sul mondo videoludico tecnologico, e poi basta, perché altrimenti sarebbe un TG.